vlog che comincia del lunedì, perché vi siete già beccati tutto il vlog della domenica. Comunque, mi è venuto a prendere Luca, solo che io sono vestita come se fosse gennaio e lui è vestito come se fosse agosto. Ci sono 22 gradi. Sì, ma stamattina faceva freddo, quindi io ho il maglione di lana, sciarpa, il cappotto. E lui c'ha la camicia bidonata. E certo. È un po' strana questa cosa, non credete? Infatti, cioè, io sto morendo di caldo comunque. Anche sta cintura sta attaccata. Lo so, però stamattina c'è freddo. Ora dove... io vado a casa. Io no. Allora, scusate, stavo facendo un riposino. E il rumore sottofondo è Clito col trattore che ha deciso di arare tutto il quartiere. Ma soprattutto, ho mandato Luca a ritirarmi una mystery box di Wish, di cui ero gasatissima, perché ho trovato una mystery box di quelle normali, non quelle del ritiro, perché quelle non ci stanno più, non si sa che è successo. Comunque, ordino sta mystery box dove dentro c'erano tra i 3 e gli 8 pezzi di bigiotteria, come ai vecchi tempi. Ho detto, ah, che figata, quanto tempo! Prezzo onesto, tipo 3 euro, 4 euro, una cosa del genere. Ho detto, vabbè, la prendo. Fa un video, bello, gasata, Chiara. Allora, è arrivato Luca con sto sacchetto. E già ho capito che non ci potevano essere 3-8 pezzi. Dentro c'era questa bustina. Dentro c'era questo. Questo. Cioè questo schifo. Allora. Belli capelli. Allora. Io non me lamento mai. Non chiedo mai resi, non faccio mai rimborsi. Alla fine, cioè, è in gioco, ci sta. Però se tu scrivi 3-8 pezzi e me ce fai credere, poi non ci puoi mettere un brutto braccialetto dentro. E no, no, non va bene. Non va bene, non ci siamo. E quindi per la prima volta in vita mia ho chiesto il rimborso a Wish. Perché questo non è quello che io ho ordinato. E tra l'altro mi hanno fatto pure aspettare un mese per riceverlo. Quindi, regà, è finita la storia dei mystery box. Non ci stanno più i mystery box di una volta. Quindi niente, ecco, questa è la mystery box con cui avrei voluto fare un video, ma capite? Un braccialetto dentro, devo fare un video con un braccialetto? Non credo. Va bene, quindi ve l'ho raccontato qui. Mio marito mi ha portato a pranzo risotto per me, spaghetto con le vongole per lui. Grazie marito! Che mi hai portato a pranzo. Grazie. Grazie. Stamattina mi sono vestito con una maglietta del pigiama e il, è così, un cappotto ho messo. Non mi sono vestito. Quel bravo uomo di mio marito ha appena preparato con il pane che ho fatto io delle bruschette tostate nella friggitrice ad aria. Cioè, capito? Capito perché l'ho sposato? Capite? Capite? Guardate che belle! Buongiorno, buon mercoledì. La mia giornata comincia benissimo perché sta cominciando a piovere esattamente nel momento in cui io sono uscita di casa, ma soprattutto non ho trovato l'ombrello in casa. Quindi spero di arrivare in centro e non trovare un nubifragio. Spero, ma non ne sono certa. Vabbè, io vado a lavorare sotto l'acqua e senza ombrello. Cominciamo bene. Ovviamente sono uscita dal lavoro e piove. Sono zuppa. Ho preso tutta l'acqua del mondo e Luca, che dovrebbe essere qui, non c'è. Vabbè, aspetto. Che bello quando scordi l'ombrello. Ma non l'ho scordato, l'ho cercato, ma non c'era. Mi svuota la spesa al buio, perché sto in cucina e la luce è lì su, vabbè. Comunque stasera andiamo a cena da Giova e Fra, quelli che avete visto un sacco di volte, Giova e Fra, sono i nostri amici, vabbè, dopo vi faccio vedere. Comunque ho preso le tortillas perché Fra ha detto facciamo cena messicana, va bene, e io che porto? Io porto il guacamole, e quindi ho preso... Perché guacamole? Sì, vabbè, ce l'ho. Ho preso gli avocado, che ora apriremo insieme, perché se sono neri dentro, glieli riporto al Penny Market. I pomodorini, lo scalogno ce l'ho, e anche il lime, proprio per renderlo più messicano. E poi il latte per Luca.
niente, quindi svuota la spesa molto. Effettivamente dovrei fare la spesa, però oggi non ho né tempo né voglia. E quindi adesso apro gli avocado e vediamo come sono dentro. Potrei arrabbiarmi. Oh mio Dio! Sono morbidissimi e verdissimi! Che bello! Bravo! Siamo a cena da Giova e Fra. E questo è il clima. Ta-da, siamo a dieta. Ta-da, ta-da. Oh, questo è tutto per me. Light. Guardate che bello. Vorrei dire che c'è il diluvio in questo giovedì mattina, ma almeno ho trovato l'ombrello. Dove erano tutti gli ombrelli? Nella macchina, chiaramente. Cioè ce ne abbiamo 5 e stavano tutti e 5 in macchina. Comunque piove tantissimo. Cioè, contenta, eh? Per carità, perché doveva piove, c'era bisogno, grido sto a fa l'orto. Però una lavora sotto la pioggia non è proprio una cosa divertente. Comunque, tocca fallo. Vado al lavoro. Ma che bella giornata. Bello. Da gusto, eh? Una bella giornata di primavera. Avete visto, siamo state a pranzo e anche a prendere il caffè in quel posto bellissimo che si chiama Sandri. Solo che ora Valentina ha perso la macchina. Stiamo girando nel parcheggio da accidenti. Un po', ma la macchina non c'è. Scoprirono che aveva parcheggiato a un altro piano. Ma lei è pigra, però la macchina non c'è. Ma va bene, tanto. Fidati, se avevo preso l'autobus era arrivata. Oh, l'ha trovata! Vabbè, cioè ragazzi. Comunque ancora piove, eh? Per dire. Non vi sembra anche a voi quel meme di Pablo Escobar sulla panchina? Amore! Perché sei triste? Perché sì. Piove, sei come Bibbo. Quando piove ti deprimi. Come no, Bibbo. Monotona la vita. Si fa niente. È spuntato un chihuahua dalle frasche. Cose si fanno. E che vuoi fa? Niente, però non c'è niente da fare. Cioè. Ti svegli, lavoro, vai, lavoro, svegli, lavoro. Non mi piace. Però quando è che suoni? L'8. Quindi l'8 ci vediamo alla sera. Ex Pinocchio. Eh sì. Un po' di pubblicità, amore. Sì. Pubblicità. L'8 alla sera. L'ex Pinocchio. Bravo, Bruce. Che entusiasmo. E vi prometto che sarà più entusiasta l'8. Beh. Buonanotte. Comunque, mi sono scordata di dirvi che sì, sono stata truffata da Wish, come vi ho detto, che per me ormai è già successo qualche giorno fa e ci sono rimasta molto male, ma, perché c'è un ma, ho chiesto subito il rimborso. È una cosa che non faccio mai, però, porca miseria, cioè, non va bene. Quindi ho fatto la foto all'oggetto, che era 1, anziché 8, e gli ho mandato, cioè, il modulo, no, per fare la segnalazione. Cioè, ho mandato la foto e dopo un minuto mi hanno detto: ok, ti rimborsiamo, dove vuoi essere rimborsata, sul conto Wish o su come hai pagato? Io gli ho detto no, mi ridai i soldi che ho pagato, perché tanto ho pensato non ce compro più su Wish le box, non ce so praticamente, perché, cioè, se vado a comprare una box che ti dicono che ci stanno 8 oggetti e poi non ci stanno, io su Wish ci compro solo le cose per fare i video, perché sinceramente preferisco Shein. E effettivamente dopo 2 giorni mi sono arrivati i soldi sulla carta con cui avevo pagato. Quindi alzo le mani e comunque il servizio clienti di Wish funziona. Certo è che preferivo l'oggetto a riavere i miei 5 euro, però va bene. Facciamo che va bene, mi hanno rimborsato, ok. Meglio di niente. Raga, io non so da voi, ma
Mai sabato fu più brutto di questo. Cioè, vabbè, anche meno. Diluvia, fa freddissimo. Infatti io sto sotto le coperte coi cani perché c'ho freddo. Mo tra un po' infatti accenderò la stufa. Intanto mi faccio questo per scaldarmi. E niente, cioè, il mio sabato va così anche perché Luca è al lavoro. Quindi, niente, cioè, non è facile aprire questo con una mano. Ecco, ce l'ho fatta. Mo ci metto, non so se l'avete mai visto com'è. Aspettate, lo faccio vedere. Aprite il bicchiere e dentro c'è la bustina che è tipo il tè solubile, lo zucchero che è qui dentro e poi questo coso che è, cioè, i pezzettini praticamente, quelli che poi con la cannuccia ciucciate. Ovviamente ci dovrebbe essere anche la cannuccia. Non c'è la cannuccia. Bene, lo bevo senza cannuccia. Divertente. Perché c'è la cannuccia quella grossa di solito. E non c'è. E vabbè, famo senza cannuccia. Comunque, io direi che da questo pigro sabato è tutto. Perché io veramente oggi non faccio niente. L'ho presa a non fare niente. Mi piace questa cosa. Cioè, stamattina mi sono svegliata, mi sono lavata i capelli. Ah, tra l'altro, vi volevo chiedere. Mi sono lavata i capelli. Sono celesti. Ormai sono celesti. E quindi io vivo un'alternanza tra basta, mi sono venuti pure i capelli bianchi, mi rifaccio castana e sono una persona normale con i capelli castani. Poi però vivo anche un'alternanza con, ma se sopra sto celeste ci faccio un rosa un po' più intenso, diventano tipo violetti ma non viola blu? Oppure mi rifaccio viola, cioè ogni giorno mi alzo e no, ogni ora, ogni volta che mi guardo allo specchio, ogni volta che ci penso, non so. Cosa mi consigliate? Mi scrivete nei commenti voi cosa fareste? Perché allora, decolorarli non se ne parla, sono troppo rovinati e non voglio bruciarli ancora, cioè boh, vorrei che prima si rimettessero un po' in forze. Quindi la ricrescita ce l'abbiamo e ce la teniamo. Però ci sono un po' di capelli bianchi. Sto invecchia, raga. Sto invecchia pure io. Quindi, la questione è, voi cosa fareste? Vi fareste tutti castani, ma poi sono una persona troppo normale. Cioè, io con i capelli castani sono proprio. A parte sembro più piccolo. Non lo so, non mi piacciono tanto. Però se lo devo fare, lo faccio. Oppure provereste a fare il rosa? C'è qualche parrucchiera tra di voi? Se faccio del rosa qui sopra, che succede? Oppure li rifaccio viola, come erano, però poi a quel punto il blu non lo togliamo mai più, cioè. Poi il passaggio successivo è il nero. Non lo so. Scrivete nei commenti, grazie. Quindi, da questo Wikivlog è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!